Allora, il microfono sarà acceso? Sì. Allora. Se no sarebbe stato un dramma finora. Vai dal piova. Guarda Libra come prende il tempo, eh. Scusate, c'ho da fare, c'ho da vedere. Che... No, la voglio pure io una cannetta così. Sei stato tu? Ebbene, è comoda per la trautaria, sì. Ma anche per il light. Allora, sì che ci si sta, guarda, se io mi metto qui ci si sta. Oh, ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Oh, allora quest'oggi siamo con un ragazzo che ci è venuto a trovare, siamo noi che siamo venuti giù, che si chiama Federico Libra. Mi ha chiesto esplicitamente di non parlare, parlaci della tua pagina Facebook, che è una pagina molto importante che noi spingiamo ogni domenica nel Fishing Breaking News e alla quale siamo praticamente affiliati, siamo in collaborazione. Parlaci un po' della tua pagina. È una pagina che parla, NIMC, significa Not in My Country. Va contro il bracconaggio, la pesca illegale, la caccia illegale e l'inquinamento dei nostri spot di pesca e in generale, perché è una cosa bruttissima e quindi tentiamo di combatterla. Poi visto che comunque fate esempi anche sull'estero, cioè vi state proprio ampliando a macchia. Sì, abbiamo diversi progetti, col tempo faremo un po' tutto. Quindi ragazzi diamogli una mano, spingiamo su questa cosa perché è importante e soprattutto è il modo che abbiamo noi pescatori per finalmente fare qualcosa di concreto, invece che fare le solite chiacchiere da bar su chi è il più grande allenatore dell'Italia. Detto questo, oggi siamo con Veronica, sempre il nostro Fede, poi abbiamo il nostro Salvatore Nicola, che ci ha portato dove Salvatore? Perché dove siamo? A Brindisi, nel Casale. Siamo nel Casale a Brindisi, in provincia di Brindisi, nella regione Città Puglia, per l'IDP on the road 7 e siamo in cerca di cosa per ora? Orate e forse andiamo a pescare i cefali. Beh, cioè se entrano l'orate facciamo l'orate, se non entrano ci si alla disperazione, ci si butta sul cefalo. Pescheremo principalmente a feeder, una canina a feeder fishing, che vi faremo vedere le montature, e poi una pesca inglese bolognese un po' particolare che è interessante e non troppo complessa, nel senso che comunque con una montatura di base abbastanza semplice si riesce a pescare. Detto questo, i servizi presenti sono il muro per fare la pipì, il mare per fare il bagno e il bar dove? Non c'è. Quindi catch and grill, quello che pescate lo cuocete sul nostro. Se a parte i permessi necessari, ad oggi non abbiamo ancora nessun tipo di permesso necessario per pescare mare, ma presto ce la butteranno nel facendoci pagare anche quello. E altre cose? Ah, è vero, te eri quello che si bloccava davanti alla telecamera. Tipo. Altre cose che ci abbiamo da dire? Niente, sai che diciamo al tempo siamo venuti qua apposta. Sì, siamo venuti perché dalla parte dove dovevamo andare c'era un vento che portava via, siamo scesi dalla macchina, è arrivata l'acqua in macchina. E quindi niente, abbiamo deciso di spostarci un attimino di qua e vedere. Vabbè, vedranno qualche immagine. Sì, un interno porto più tranquillo. Detto questo ragazzi, ci si pesca addosso e quindi si va. Ciao bimbi! Ciao, ciao! B, perché prima guardiamo il B e poi guardiamo l'A. L'A. Ma vedi come il vento, perché si è alzato un pochino. Arriveremo intorno ai 35 km orari. Dai, vediamo, allora vuoi andare a vedere l'A o vuoi fermare subito qui? Che vuoi fare? No, andiamo a vedere l'A, poi ci regoliamo di conseguenza. Vai, ciao. Si riparte. Stavamo appena dicendo che ci sono un po' di c'è un po' di vento, c'è un po' di maretta. Acqua. È arrivata l'acqua, ma non lo so io. No, credo che andremo nello spot 2. Ora vediamo, no, il Salvatore non lo vedo convinto. Ma neanche tu. Guarda come sferza il vento. No, è impossibile, con la bolognese non ci pesca. Vediamo quel che ci dice Rumma, secondo me di là è più riparato.
prima delle pasture, me la fa vedere la montatura. Ok. È diventato, come è diventato serio di volta ad un colpo. Allora, per la bolognese. Allora, per la pesca bolognese, vi vedo una montatura che è un po' diversa dalle nostre zone di Viareggio. Ok, usiamo un caleggiante all'inglese, un 4 più 2 o 5 più 2. Perché lo zoom. Là. Allora, la scelta del galleggiante all'inglese, perché mi dicevi? Per lanciare più lontano, perché col fisso non riusciamo ad arrivare nel punto di pesca. Dovremmo appesantire la montatura e quindi avere meno sensibilità, con l'inglese riusciamo ad arrivare lontani e avere molta sensibilità. Con un bando di 2 metri. Ma che bel cappellino! Grazie. Con un bando di 2 metri, 2 metri e mezzo, un amo. Quindi praticamente da quello che mi hai fatto fare abbiamo là il nostro galleggiante all'inglese, poi come vedete abbiamo 4 pallini per far scendere la lenza che vanno a scalare da uno vicino su dal galleggiante, poi come vedete ad allargarsi, lasciando però almeno 2 metri di che noi chiamiamo svolazzo, sarebbero 2 metri di finale libero morbido. Morbido. Poi ho visto che agganciamo direttamente il finale di 3 metri, non facciamo il terminale corto sulla lenza madre, registriamo il galleggiante sulla lenza madre, okay, ma direttamente il terminale. In questo modo abbiamo un finale più morbido che scende, sì, e cala più omogeneo rispetto ad avere invece, certo, 2 diametri di monofilo diverso. Okay. Ora invece con Veronica gli passo la telecamera e andiamo a vedere la montatura del feeder. Poi anch'io pescherò a bolo, però ci abbiamo anche il feederino. Allora, per quello che riguarda il feeder è una montatura ripresa da un video del nostro amico Beppe Trani della Tubertini che ci ha interessato parecchio. Facciamo una classica montatura Benjo feeder. Aspetta, con prima una lunga trillatura. E l'ha fatta la Veronica, quindi c'è da farla vedere. E poi abbiamo il nostro bengettino che in questo caso è 40 grammi perché cercheremo di sparare abbastanza lontano. Non esageratamente perché comunque... Ullala. Poi abbiamo 2 finali, uno che è più corto, finale che va intorno ai 20, 25, massimo 30 cm, dove vedete c'è un amo che viene semplicemente fatto passare all'interno del nostro monofilo, è libero, e un amo, ok, nella parte finale. Questi ami qua verranno messi nella pastura, rivolti verso l'alto, per andare a intercettare i pesci che mangiano sulla pastura, principalmente si parlerà di muggini. Nell'altro finale, e lo so ragazzi, vi troverete spesso a snodarli, nell'altro finale della lunghezza di più di un metro e venti, con un amo importante a paletta dell'otto che ci servirà per l'innesco del verme, nel nostro caso andremo con l'americano, quindi un verme tosto, sanguigno. E perché un amo così grosso? Intanto perché cerchiamo pesci come l'orata, che comunque hanno una bocca piuttosto importante, e poi perché comunque, dato che dobbiamo forzare un pochino il lancio, un amo un po' più grosso ci garantisce magari un pochino più di resistenza dell'esca che non va a sfilarsi durante il lancio. Detto questo, ci rimettiamo in pesca. Il microfono è acceso, no? Sì. Ciao ragazzi, siamo al momento della bagnatura delle pasture che stiamo utilizzando quest'oggi nella pescata qua in mare che avete visto nella intro. Allora, la questione qual è? Che non sono buono a bagnare le pasture di mare, lo dico, già sono poco buono a bagnare quelle di fiume. Alza la voce perché figuriamoci quelle di mare, quindi siamo qua insieme al nostro Salvatore Nos. Poi avete tolto il nick Salvatore Nos? Sì, adesso ho messo il cognome perché... Per lei c'era sempre Nos, che c'ha la spinta in più, che ci farà vedere come si bagnano le pasture che stiamo utilizzando oggi. Che stiamo utilizzando il diavolo bianco e il diavolo rosso, mi dicevi, per quello che, o il diavolo rosso, diciamo, per quello che riguarda il feeder. Sì. Ok, mentre invece per quello che riguarda la pesca a bolo volevi bagnare la diavolo bianco, oppure? Sì, per la pesca a cefalo, a bolo, la diavolo bianco. Ok. Per il fondo useremo, per l'orata e il sargo useremo la rossa. Questa è una novità 2018, poi vabbè, abbiamo tutti i vari formaggini e inneschi, i vari morbidi che vedremo durante la pescata. Aspetta un po'. I vari attivatori, i vari, diciamo, ferromoni vari che utilizzeremo sul bigatto, mi dicevi, sì, per potenziare la potenza e dare più aroma al nostro innesco. Adesso andiamo a bagnare questa pastura, aspetta, novità 2018, che dentro ha la fialetta che dobbiamo trovare quando rovesciamo. Vai te. Se mi vedete seduto comodo è perché c'è un ginocchio che è partito, il ginocchio destro ha il menisco salutato, chi mi conosce un po' sa perché. E gli altri, chi lo indovina, hashtag l'ho indovinato. Intanto, quindi praticamente è pastura con sorpresa, no? Perché ora noi ci abbiamo da trovare dentro la fiala dell'attivatore. Eccola qua. Ecco, abbiamo trovato la fiala. Ragazzi, ma che bello quando trovi la sorpresa dentro la pastura.
Buone. Un sacco di pesci. Sì, sì, sì. Ai, ai, come anche certe donne quando non si lavano. Dai, che schifo. Allora, ho detto, provate a essere più seri. Cioè. Sì. Allora, la domanda che ti faccio, l'attivatore lo vuoi mischiare nell'acqua oppure lo metti nella pastura? No, lo mettiamo nella pastura perché la quantità di acqua non sappiamo qual è quella giusta, no? Per un chilo di pastura. Stiamo sperimentando. Stiamo sperimentando, più che altro. Vai. Sembra le fialettine che c'ha la Veronica della Avon del profumo. Eh sì. Ma come puzza l'attivatore libero? Ma che roba è? Si avvicinano anche le mosche. Fa un po' sentire il puzzo. Tipo piscio. Tipo... Non è che c'è... Oh Andrea, non è che c'è pisciato dentro a fare il faccino spray, ma... Ha fatto la pipì dentro Andrea. Ok. C'è anche un po' di pastura da carta, ma vabbè. Ok, a questo andiamo punto... a bagnare. Vai, divertiti che io la potenza. Come vedete la collaborazione con Colmic è sempre importante. Quindi acqua poco alla volta per raggiungere, diciamo, la consistenza desiderata. Allora, nel nostro caso noi otteniamo, diciamo, in fiume, in lago, una pastura un po' morbida. In questo caso qui invece bisogna una pastura che arrivi sul fondo, che si sfaldi durante la caduta. Ehi, si deve sfaldare sul fondo durante la caduta. Ah, ce l'avevi con me? Sì, sì. No, sul fondo. Quindi okay. Andremo fare una roba del genere. Ah, bella robusta, eh? Bella robusta. Quindi ragazzi, la consistenza che vogliamo ottenere, vedete, è una consistenza che ci permette di fare una bella palla che abbia una buona tenuta e che quindi raggiunga bene il fondo. Sì, anche perché il fondo qui lì in mezzo dove devi lanciare ci saranno intorno ai 10-12 metri. E quindi devi arrivare, quindi 12 metri arrivare fondo. Nel fondo. Se sfalda prima, addio. Se no da mangiare pescette. Se no va a Lecce a pasturare. Quindi ora si parte cercando le orate, giusto? Ok. Poi se vediamo che l'orata non entra, si passa, diciamo, a cercare il muggine. Ok. E magari vi facciamo rivedere la bagnatura delle pasture che utilizzeremo per il muggine, o comunque anche la bagnatura del pane e quelle cose varie. Intanto però cerchiamo l'orata. E anche gli attivatori sui divertiti. Yes. Ora dobbiamo fare questa? La faremo dopo, non per il muggine. Ok, giusto? Quindi l'orata andiamo al bigatto. Ok, adesso vai. Proviamo per l'orata. Parte bimbi. Ai ai ai, aiuta. Quindi praticamente non ci abbiamo da bagnare altro.